it's just even all the wondering you and they trouble you ci castevo e sola tristezza croce se a se lunga a quella ritorna si su di campo. Metterei capui sicuramente di surgarei ma ora cana più bella uvule ma davo che sa ci tegno. Comportiamoci al mondo, dimostriamo a Gesù bambino che siamo pure bravi e carini e a tutto il mondo un cuore che ha destra da barletta a vest. Auguri e buone feste. Buongiorno, 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 buongiorno. Bellissima, good morning, bellissima. Ragazzi, good morning. Ecco, questa stiamo, è la sigla stiamo ridendo come i pazzi. Come i pazzi, ma non perché la canzone è stupenda. Buongiorno ragazzi. Stiamo imitando i nostri amici che conosciamo. Comunque non va bene. Come canta? Devono rifare la canzone. Perché scusi? Ietta. Ma cantè. Che c'è fa? Enzo Delvi, facciamone. Dobbiamo. Dobbiamo stare in due. Vabbè, ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno. Oh, oggi nemmeno diciamo. Oh, 7:17, mano. Oggi non diciamo neanche così. Buongiorno, 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 buongiorno. Good morning, good morning. Hello guys. Hello guys, tutta hello guys. Zero speri che da stane. Mi tutti a tutti. Allora signori, la sigla di Natale di Barletta Avesta, la Maffetto, una bellissima. Ciao a tutti ragazzi, complimenti a tutti gli amici che hanno dato il loro apporto, per il loro supporto e apporto. Supporto e apporto. Apporto e supporto. Al porto, edito. Apporto e apporto. Supporto e apporto.
Che spettacolo, ragazzi, buongiorno, good morning. Quindi allora, chi Francesca, sono stati i partecipanti? Allora, Antonio Rotullo, Francesca Todisco, buongiorno Lello, buongiorno pure a te Francesca, buongiorno, sto Francesca. Pure io, ma una mala salute. Eppure si chiama come a te, eh? Anche tu lì, Francesca, non chiamo più. Allora, sta Antonio Rotullo. Antonio Rotullo, Ale. Antonio Rotullo, Ale. Ale. Pepsi. Pepsi, Ale. Bellino. Bellino. Grande, Francesca Bellino. Poi ci abbiamo anche il mitico Enzo Delvi. Enzo Delvi, Ale. Buongiorno, stasera tutta a fare un karaoke. Ma vedi stasera? E stasera tu dei, ma c'è? Ah, lei ci vince stasera, che bello. Allora, la nostra cartolina, ma comunque il colore del cielo oggi non è stupendo, non è più io. Bellissimo. Ragazzi, per favore, vedete le onde del mare, il mare che si muove, ancora pensate che è una fotografia. Over. Bravissimo. E rilanciamo il sondaggio di ieri. Allora, numero uno, che cosa fare? Colazione. Io dico bagno, colazione, bagno. Oh, io ho detto letto, disse a me, quando mi avete detto quando avete fatto quel quesito. Ciao Sabino, buongiorno. Buongiorno a tutti chi ci ha scritto, buongiorno Bretta, buongiorno. Ciao, ciao. Buongiorno Francesco, buongiorno. È bellissimo. Sì, Lello, credimi, ma stava a fare un video. E dai. Va bene, lascia che no, dici che c'ha lo smart TV nella sì, ho capito, ma non c'è. Ma potrei uno smart TV, gli da un capellino. Non stai dice a terra, insultatemi. E davvero. Ma questo come no, Lello, hanno a castare un smart TV, gli do bene. Ecco perché si dice bene, quindi. Cioè, si dice bene, dai, fai la persona seria. E chi serve del genere? La storia dice la parola, la storia dice lì. Comunque oggi è venerdì 17. Non volevo dire. Ma che cosa fa? C'è bello venerdì 17. Sono numeri. Ragazzi, un minuto di raccoglimento per il grande Totorina. Condoglianze Totorina. Guarda le onde che si incrociano. Comunque in cielo stanno facendo festa, eh? Sì. Mula la crepe. Mula la crepe. Vabbè, comunque. Viaggi, ieri una scheda che stava in viaggio. Comunque, mo, al di là del. Voglio parlare proprio di Totorina. È stato un personaggio negativissimo. Però la storia dice che ogni epoca c'è stato un personaggio negativo, giusto? Hitler, cioè Ventura. Che Ventura? Bellissimo. Comunque i colori del cielo. Oh, l'arcobaleno in fondo. Ma no, l'arcobaleno è bellissimo, amici. L'arcobaleno abbiamo stamattina. Bellissimo, ragazzi, si vede, vedi, si vede. Sì, di mezzo alle nuvole, ragazzi, scemaso. Reggio, Lello, sono regista. Ma l'arcobaleno a prima parte. Ma questo c'è pesce, dai. L'arcobaleno, signori, ecco perché. Che si studia io. Mamma mia, comunque l'arcobaleno, ragazzi, è qualcosa, ma è bellissimo veramente. Non mi lasciate in mezzo alle nuvole, ma la camera è una mezz'oretta, domani l'altra volta uscì, fu bellissimo, come grazie, ho visto Madonna, che fu proprio bello, lo vidi, stavo vicino alla cattedrale e si vede lo scorcio. Allora oggi è, voglio dire solo che oggi è venerdì e dobbiamo andare al karaoke. Karaoke dell'Olivo. Ecco, l'ex bufa, ragazzi, venite a divertire. Karaoke. È una bellissima cosa. Ci siamo divertiti, ci siamo attrezzati di più. Il grande Enzo. Mi si è attrezzato. Sì, ha fatto una spesa notevole. Ha comprato il karaoke originale che nessuno può dirci niente, perché qua il problema non è solo a fare cose, anche perché devi mettere in regola che non prendi nessuna multa se viene qualcuno. Allora Enzo, giustamente, Lello, come fai? Domenico Monterisi, andare con c'è Monterisi, dice attacco, come fai ad andare con l'interista di domenica mattina? Ehi Chico, per le picche, per le buone, Monterei, Chico,
avanti, si fa la bonifica prima. No, parliamo prima, Chico. Ti prometto che la settimana di Inter Juventus non le guarda in best class. Oh, vince bene! Madonna! Ecco, Chico, cosa stai facendo? Tu che sei, diciamo, una persona intelligente. Chico, io ti do questa bellissima veduta, questa bellissima vista. Guarda che bello è! Sul nostro Pietro Mennea e il nostro arcobaleno. Le palme, l'arcobaleno, lungomare Mennea e il mare. Ma l'ello e il rosso. Cosa volete di più? A prima materia, cosa volete di più? La Champions. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, la Champions arriverà anche a noi. Ruota a morta e va a morta a noi un po'. E ruota a voi dopo 45 anni. Ci hai rovinato la mattinata. No, un bel cristiano, Monterisi, siamo italiani. Gatti. Come Buffino che dà. Mamma mia. Cardi. E Monterisi fetta la verve a scene. E mi ne pago a caffè. Comunque, Chico, ti voglio bene. Gli non. Ehi, sei in assenza. Allora, amore, ci va a vedere? Anche saliamo sulle mura. Saliamo? Salvo se quando manci. Vicky, ciao Vicky. Buongiorno Vicky, ben svegliata. Vicky, ieri quando hai detto io no, penso... Ieri abbiamo fatto la telefonata in diretta con Vicky. Ieri, sì, è bellissima. Ah. C'era la sua amica. Oh, una... L'abbiamo nominata barlettana di adozione. Sì. E l'abbiamo dato... La madrina di Barletta Vecchia, bellissima. Buonasera. Grande Vicky. Oh, vabbè, dai, è un onore avere una del nord che è stata Barletta, che conosce Barletta e piace Barletta. Sì, cioè, per me, certo. Per noi è un orgoglio. Piacere. Ciao, Michele di Bari. Un saluto a Lella e alla nonna Pina. Con ma tutto il cuore a Lella. Quindi ragazzi, ma scusa, il CD di Buon Natale, sacchetta? Sì, ma vediamo se li diamo gratis a tutti quelli che lo vogliono e vediamo se proviamo. Sì, un'offerta, vai da Enzo Delvi, vai giù, dici forza Inter, metti due. Bravo. Allora, andiamo a mettere la canzone. Ma mettere sempre la... sta pulita, sta un po' più pulita dall'altra parte. E allora ragazzi, buon venerdì, è solo un numero, non vi preoccupate, uscite, divertitevi, però alle 17:17 io farò una diretta, voglio vedere chi è che ha avuto qualche problema. Venerdì 17, alle ore 17, come si sta grattando un bel, mamma ma, oh, non è superstizioso. Are, buongiorno. Vito Toci, puto fe, are, buongiorno, are. Fabio Rinaldi, buongiorno. Aggiusta l'antenna. Voglio Fabio, sinonimo di correttezza. Sì. Sì, è una persona che io vi consiglio, ragazzi, se avete problemi di antenne e link, Fabio Rinaldi ve lo sistema. Internet. Sky è l'unico che a Barletta Fashkus, ma non Fashkus, lo fa bene, lo no, fa è bene. Un maestro, Fabio, è un maestro. Prende il suo tempo giusto perché non vuole prendere in giro alla clientela. Va a vedere. Grande Fabio Rinaldi. La vostra soddisfazione è il nostro primo premio. Are, ci sta salute. Are, beh ragazzi. Are, buongiorno e buon venerdì. Portaci bene questo venerdì. Mi raccomando, Are. Ti voglio bene, Are. Ti voglio bene. Tutti i barlettari del mondo. Perché ieri è venuto un amico di Bari qua. Ha detto. Forse per quello, ha detto Andogio. Ah, ecco che devo dirti. Questo mio amico di Bari era venuto poche volte a Barletta. A un certo punto ha detto dove ci vediamo? Ho detto ci vediamo Satare. Lui ha detto così Are? Ah, la statua è di te, a Guru di Arre. Come si chiama Are? La statua. Ecco perché me lo chiamare. Ecco Domenico. Di Miccoli. Hai messo?